Bentornati sul nostro canale. Quello che vi proponiamo oggi è un piatto veloce e ricco di gusto che porta in tavola i tipici sapori di stagione della montagna, di stagione perché siamo in inverno, ovvero i paccheri, speck, robiola e noci. Questa preparazione richiede pochissimo tempo, come vedete già le immagini stanno andando avanti e allo stesso tempo in cui mettiamo la padella per preparare il condimento abbiamo già messo l'acqua per la pasta con i paccheri dentro, quindi la pasta è già andata in ebollizione, perché è un piatto che si prepara in pochissimo tempo. Gli ingredienti come sempre li ritrovate nella descrizione, non dimenticate di lasciare un like a fine video se vi è piaciuto questo video e ci aiuta a crescere. Iscrivetevi con la campanella attiva per rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre ricette. Il piatto è speck, robiole e noci. Ahimè, durante la preparazione ci siamo accorti che non avevamo noci a sufficienza, non massacrateci a fine video. Però una validissima alternativa sono le mandorle alla mele, quindi voi negli ingredienti vedete le noci, nelle foto e nelle immagini vedrete anche le mandorle alla mele, va benissimo. Comunque sì, abbiamo già messo la nostra padella diametro 28 fonda su un fuoco grande a fiamma bassa, facciamo sciogliere il burro. Quando il burro sarà ben sciolto mettiamo a rosolare per qualche minuto lo speck che dovrà cambiare colore, diventare chiaramente un po' croccantino. Come insaporimento andiamo a mettere il rametto di rosmarino intero e lo facciamo rosolare insieme allo speck. Una volta che lo speck sarà ben rosolato andiamo ad aggiungere le nostre robiole. Per farle sciogliere mettiamo un po' di acqua di cottura per la pasta, per lavorare la robiola e farla diventare una bella cremina. Non vi preoccupate se andate a mettere più acqua, tanto poi faremo saltare i paccheri in padella e quest'acqua verrà riassorbita. Non ci resta altro che in questo momento regolare di sale e pepe. Mi raccomando, assaggiate sempre il sugo per capire se lo avete salato secondo i vostri gusti, quindi non vi do mai quantità di sale perché la sapidità è un po' un qualcosa di personale. Ed eccoci qua, siamo tornati in sincro con il video, è giusto per scolare la pasta. Vi consiglio di scolare i paccheri almeno 2-3 minuti prima della cottura indicata sulla confezione, perché terminiamo la cottura in padella. Abbiate cura anche di conservare dell'acqua di cottura, almeno una tazza. Perché facciamo questo? Perché terminando la cottura in padella e continuando a mescolare, la pasta continua ad assorbire acqua. Durante, è un procedimento normale che avviene durante la cottura, ma nel nostro caso assorbirà il sugo, rendendo la pasta ancora più saporita. Se vedete che il sugo si è troppo ristretto, si sta asciugando troppo e la pasta non è ancora arrivata in cottura, a questo punto interviene in nostro soccorso l'acqua che abbiamo conservato di cottura. Aggiungetela man mano che la pasta la riassorbe. Una volta che la pasta sarà ben cotta, non ci resta altro che andare ad impiattare. Impiattare e in ogni piatto andiamo a dare una generosa spolverata di noci. Chiaramente questo piatto lo potete accompagnare anche con una generosa spolverata di parmigiano. E mentre scorrono le immagini della preparazione finale, non ci resta altro che augurarvi buon appetito, lasciare un like se vi è piaciuto questo video e iscrivervi al canale con campanella attiva per rimanere sempre aggiornati sulle nostre ricette. Ciao da Max e Cocco.